Scintille tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni a pomeriggio 5. Dopo quelle che si sono già viste all'Isola dei Famosi. Barbara D'Urso oggi ha ospitato sia l'opinionista, anche delle sue trasmissioni, sia la coppia di ex naufraghi invitandoli a chiarirsi. La conduttrice insomma ha fatto in modo che ci fosse una sorta di resa dei conti dopo gli scontri all'isola. Clemente Russo ha precisato di non avere nulla da dire perché con lui Vladimir si è comportata bene, mentre è sua moglie Laura ad avere il dente avvelenato, e lo aveva per davvero. Nonostante siano passati giorni ormai e nonostante abbia ricevuto ancora e ancora critiche sul web, Laura Maddaloni non si rassegna insomma. Il problema è che più tenta di far ritrattare l'aggettivo aggressiva a Luxuria più dimostra di esserlo. Che poi aggressiva non vuol dire violenta. Così come non si è aggressivi solo con i gesti, ma c'è anche l'aggressività verbale. La Maddaloni sull'isola lo è stato più volte. Inutile negarlo. E soprattutto è stata sempre aggressiva. Basta pensare ai primi giorni quando ha urlato contro Alessandro. Per finire con il faccia a faccia con Gwendalina. Lei però non ci sta e continua a insistere con Vladimir. Accusandola. Donna aggressiva non mi è piaciuto. Mi ha etichettato così. Vladimir ha preso la parola e ha spiegato. Sebbene non ce ne sarebbe bisogno. Il mestiere dell'opinionista di un reality show. Quindi ha parlato delle accuse di Laura a pomeriggio 5. Aveva accusato Vladimir di aver influenzato i social. La verità è che il web le si era rivoltato contro ancor prima che lo facesse Vladimir. Tant'è che alla prima nomination lei e Clemente sono stati eliminati. E ha precisato che lei parlava di un atteggiamento verbale aggressivo. Hai avuto un linguaggio aggressivo. Detta proprio tutta, hai fatto anche cose che non mi sono piaciute. Le è scaduta quando Laura ha barato in una gara e quando le è stato fatto notare non l'ha presa bene. Vladimir ha anche ricordato la gravissima accusa di Laura Nicolà Vaporidis, ovvero di averle messo le mani addosso. La Maddaloni pare quasi aver confermato oggi quell'accusa. E quindi chissà come reagirà Nicolà quando uscirà dall'isola. O se agirà prima chi per lui. Queste le parole, non vera perché, tu c'eri, non c'eri, l'hai voluto buttare fuori? Io ho un patto con Nicolà. Tu non c'eri. Questa è una cattiveria. Questa cosa qua non doveva uscire dal programma. Ci siamo chiariti io e lui. Tu c'eri quando mi è venuto testa e testa.